Un brutto risveglio per Piedimonte Matese. Questa mattina è morto il salesiano Don Antonio De Ciccio, originario di Conca della Campania, ma per una vita direttore dei salesiani di Piedimonte Matese. Con lui se ne va un educatore ed un punto di riferimento per i tanti giovani di diverse generazioni per circa mezzo secolo di vita salesiana. Un altro pezzo di storia di questo territorio scompare, anche se il suo ricordo e i suoi insegnamenti di vita rimarranno per sempre scolpiti nella mente di tanti ragazzi, oggi diventati adulti. L'ex sindaco di Piedimonte Luigi Di Lorenzo è uno dei tanti che oggi piange Don Antonio. Con Don Antonio se n'è andato un pezzo dell'adolescenza, di tutta la generazione dei nati negli anni 60, 70, 80, quelli che appunto fino ai primi del 90 hanno affollato l'oratorio. L'importanza della presenza di una istituzione come i Salesiani e di persone come lo spessore come Don Antonio e signor Persico. Non sta a me, insomma, è sotto gli occhi di tutto, tant'è che quando nella mia esperienza amministrativa, insieme a tantissimi ex salesiani, abbiamo avuto l'onore di conferirgli la cittadinanza onoraria, quindi è con estremo dispiacere, insomma, che ho saputo della sua dipartita, sa, vegherà sempre su di noi e sarà insomma una formazione che perdura nel tempo e che ci guida noi ex salesiani nel nostro compiere quotidiano, quelle che sono le seguire quelli che sono gli insegnamenti di Don Bosco. Ciao Don Antonio. È un giorno molto triste, un giorno in cui senti la mancanza di una persona cara che si è allontanata da te, anche se lui non sarà mai lontano da me, di certo fisicamente lo sarà. Io non voglio raccontare un aneddoto, ce ne sarebbero tantissimi da raccontare, ma voglio dare una testimonianza. Perché secondo me la grandezza di Don Antonio era che lui era un po' padre, maestro ed amico, come abbiamo sottolineato anche nel manifesto pubblico che abbiamo affisso a Piedimonte, ma lo era nei confronti di tutti, non soltanto di me. Mi ha accompagnato per una lunga parte del mio cammino di vita. Praticamente da quando ero adolescente fino ad ora che sono abbastanza adulto. E lui ha scandito la mia cresima, è stato mio padrino di cresima, il mio matrimonio, il battesimo di mia figlia. Le tappe più significative della mia vita lo hanno visto sempre vicino a me. Ma la grandezza di Don Antonio è che questo suo essere padre, maestro ed amico non lo era solo per me, lo era per tutti. Io ringrazio Dio e Don Bosco per avermelo fatto conoscere e per avermelo dato. Da Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.